Bello a tutti ragazzi, qui è Giugo360 e ben ritrovati nel mio canale. Come potete vedere siamo qui su FIFA 15 con un nuovo episodio della carriera giocatore. Oggi andremo a concludere il campionato perché, come possiamo vedere dal calendario, ci mancano due partite, la prima contro il Getafe e la seconda contro il Granada, penso. Non lo so. Comunque sono le ultime due partite, noi ci troviamo in testa alla classifica con una partita in meno rispetto al Real Madrid che ha già giocato e che ha pareggiato, e però ci troviamo con lo stesso numero di partite del Barcellona, quindi in caso di sconfitta nostra e di vittoria del Barcellona, il Barcellona ci raggiungerebbe in testa alla classifica. Quindi andiamo a giocare la partita contro il Getafe, noi siamo stati inseriti nella formazione titolare insieme al nostro amico Mandzukic, noi ci vediamo in partita, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Getafe Atletico Madrid. Comunque ragazzi, non l'ho detto prima, ma ho attivato gli aggiornamenti sulla partita del Barcellona, quindi se il Barcellona segna oppure subisce gol lo scopriremo. Quindi speriamo bene, noi in caso di vittoria nostra, oppure anche, secondo me anche in caso di pareggio, se il Barcellona perde noi facciamo almeno un punto, forse abbiamo già vinto la... Abbiamo già vinto il campionato, però non voglio fare i calcoli, pensiamo a vincere. Mandzukic dentro il cross, Alberto. Via, appoggia qui se non ce la fai. Bene così. Gavi, guardami, bello il passaggio. Mandzukic dentro, ci arriviamo, il cross dentro per lui. Mandzukic, no, Alberto la toglie all'ultimo secondo dalla testa di Mandzukic. Attenzione, no, il sinistro, Oblak, la blocca, poi la lascia andare. Michele, attenzione, perde palla, possiamo andare. Superiamo un giocatore in velocità, dai così, acceleriamo, acceleriamo, dai. Prova ad andare, mettiamoci davanti, subiamo anche fallo, forse il cross dentro, Mandzukic, testa fallo, Mandzukic! Tutto regolare, 1-0 Atletico, Mario Mandzukic, Eder, il destro di Eder, Oblak! È finito il primo tempo e non arrivano segnali ancora dalla partita del Barcellona, però ho visto che sta vincendo 2-0 alla fine del primo tempo, quindi ma, forse mi sono sbagliato e non ho messo gli aggiornamenti gol della partita. Chissà, comunque il Barcellona vince 2-0, quindi adesso è a 80 punti. E noi siamo a 83, quindi Atletico Madrid 83, Real Madrid 80 e Barcellona 80. Gavi, guardami, Gavi. Bello, possiamo andare, possiamo andare. Prova a passare, prova a passare. Bene così, bene così, bene così. Il destro, Guaita. Bene così, bravissimo, Koke. Possiamo andare. Dai, Mandzukic, stavolta scatta, stavolta scatta. Possiamo andare, superiamo un giocatore. Mandzukic, fatti vedere dentro per lui. Mandzukic, fallo, ti prego, chiudila, Mandzukic. 2-0 e andiamo. Proviamo ancora a fare qualcosa. La finta, possiamo andare. Io ci provo il sinistro. Guaita. Calcio d'angolo, 90esimo. 1 minuto di recupero. Questa è l'ultima azione. Griezmann sulla bandierina. Guardami qui se ce la fai. Dentro, attenzione, buona di testa. Non ci arriviamo. Poi Suarez appoggia dietro di tacco. È buona, possiamo andare. Proviamo a entrare dentro il sinistro. Ancora Guaita. Poi Lago. E finisce qui. 2-0. È finita qui ragazzi, 2-0. Anche il Barcellona ha vinto 3-0 contro l'Eibar. Invece il Real Madrid aveva perso la sua partita oppure aveva pareggiato, non mi ricordo. Adesso andiamo a giocare l'ultima partita contro il Granada. Siamo stati inseriti nella formazione titolare e questa qui è la classifica. 83, 80, 80. Adesso io provo ad attivare gli aggiornamenti per le partite del Real Madrid e del Barcellona, così vediamo in diretta. Però adesso non so che cosa... Cosa si guarda se per prima? Se si guardano gli scontri diretti, se casomai arriviamo a pari punti, se noi perdiamo il Real Madrid o il Barcellona vincono, vanno anche loro ad 83, poi non so se si vedono prima gli scontri diretti, penso di sì. E il problema è che non mi ricordo che cosa ho fatto contro il Real Madrid e contro il Barcellona all'andata e al ritorno, ma non mi interessa, non voglio fare calcoli, ci serve solo un punto contro il Granada, noi ci vediamo in partita. Eccoci qui ragazzi, siamo allo Stadio Vicente Calderone, quindi in caso di vittoria andremo a festeggiare il campionato con i nostri tifosi nel nostro stadio. Inizia adesso Atletico Madrid Granada. Palle per noi, possiamo andare, puntiamo l'avversario, lo superiamo, prova ad andare, dai che siamo freschi adesso, dai che siamo freschi, prova a passare. Mamma mia, quando siamo all'inizio della partita siamo troppo veloci. Il destro, Oider, poi attenzione, si butta Mandzukic, però ci ha scaraventato per l'area Mandzukic. Attenzione, Cordoba no, attenti. Attenti, dentro, Godin! Mamma mia, Godin! Martins, Mandzukic, bene, possiamo andare, con calma, Mandzukic, fatti vedere, prova a passare, passiamo, passiamoci, tiro sinistro! Sulla respinta, Mandzukic, traversa! Dove di testa? Non ci credo. No,
No, Nioh, entra dentro, no, attenzione, sono da soli, Cordova dentro il destro, Oblak, bravissimo, nell'Arson, il Floss dentro, bene, Suarez, che colpo di testa per noi, possiamo andare, siamo da soli, possiamo andare, dai, con la nostra velocità, possiamo farcela, anche se siamo stanchi, dai così, acceleriamo, io ci provo fino alla fine, attenzione alla finta, appoggiamo dentro, tira il sinistro, fuori, Mario Suarez, finisce qui il primo tempo, ragazzi, andiamo a vedere che cosa sta facendo il Barcellona e il Real Madrid. Allora, il Real Madrid pareggia e il Barcellona perde 1-0. Ok, per adesso siamo campioni, per adesso. Dai però ragazzi, ci vuole un gol per stare tranquilli, non possiamo stare così in ansia fino al 90esimo. Dai, Garcia, esterno. Attenzione, la sbaglia, sbaglia, 1-1, il destro. Rimaniamo freddi, al 56esimo. 1-0 Atletico, e questo può essere il gol decisivo. Possiamo andare, bene così, insistiamo ancora dentro, nessuno ci ferma, 1-1, il sinistro, sempre troppo debole. Sta per finire la partita ragazzi, siamo all'85esimo. Comunque vada, anche se subiamo gol col pareggio, passiamo noi, quindi possiamo dire ragazzi che ci siamo molto molto vicini. Siamo molto molto vicini, questa qui, oltre ad essere la partita decisiva, probabilmente anche l'ultima partita con la maglia dell'Atletico Madrid, perché nelle trattative di estive, del calciomercato estivo, intanto qui attenzione sinistro, mamma mia i brividi addosso. Comunque anche con l'1-1 vinciamo noi, quindi stiamo tranquilli. Stavo dicendo che questa probabilmente è l'ultima partita con la maglia dell'Atletico Madrid, perché se mi arriva qualche offerta, e spero proprio che mi arrivino, perché io mi metterò nella lista trasferimenti, mi farò mettere nella lista trasferimenti, quindi questa qui è l'ultima partita con l'Atletico Madrid, è anche la partita fondamentale perché abbiamo vinto il campionato, ce l'abbiamo fatta, siamo campioni di Spagna. Eccoci qui ragazzi, sotto la curva a festeggiare con i nostri tifosi allo stadio Vicente Calderon. Questa è l'ultima partita con questa maglia e adesso alziamo la coppa, non so, penso che la alzi Gabi, perché sia comunque il capitano, esatto, come è successo con la coppa spagnola. Adesso alza anche questa coppa qui e vinciamo il campionato alle spalle di Barcellona e Real Madrid, che adesso non so chi è arrivato al secondo e chi è al terzo posto. Comunque conta poco, noi siamo i campioni e Gabi alza la coppa, una coppa grandissima. Olè, siamo campioni, ce l'abbiamo fatta. E comunque davvero l'Atletico Madrid è una squadra fantastica ragazzi, ho incontrato davvero giocatori molto molto forti come Mandzukic prima di tutto, che è davvero mezzo campionato, mezzo scudetto diciamo, è tutto suo. Poi anche Oblak in porta, che ha fatto dei miracoli assurdi, ha fatto dei miracoli assurdi Oblak. E poi tutti quanti i difensori, Godin, Cerci che sbagliava tutti i passaggi, ma tutti, chi se ne frega, esultiamo tutti quanti insieme, facciamo i complimenti a tutti quanti, campioni della Liga, Atletico Madrid. Benissimo, eccola qui la classifica finale, Atletico Madrid 86, Real Madrid e Barcellona 80, quindi anche se la perdavamo eravamo comunque campioni, perché sia Barcellona sia Real Madrid hanno perso le loro partite, quindi ci ha dato benissimo, siamo campioni con 6 punti di vantaggio sulle altre. Quindi ragazzi, adesso ci sarà l'Europeo da giocare nel girone, noi siamo stati inseriti con Svizzera, Danimarca e Slovenia nell'Europeo, quindi farò anche queste partite, in tanti mi avete detto di farle, quindi le faccio contro queste tre squadre, cercheremo di fare in un video solo tutte e tre le partite, ma secondo me in una non veniamo schierati titolare, perché se mi ricordo quando siamo stati convocati in nazionale ci faceva giocare una partita sì e una partita no, quindi probabilmente non le giocheremo tutte e tre ma solo due. Comunque in una partita faremo tutte e tre le partite del girone, poi se andiamo avanti, se passiamo il girone, faremo poi ottavi, quarti, semifinale e poi finale, sperando di vincere anche l'Europeo. Poi ci sarà il calciomercato di luglio agosto, in cui cercheremo di farci mettere nella lista trasferimenti, quindi di cambiare squadra. Io mi vado a mettere proprio adesso nella lista trasferimenti, richiedi il trasferimento. Poi prima di concludere il video volevo farvi vedere anche la classifica del Perugia, perché in parecchi mi avete chiesto di vedere in che posizione si trova il Perugia in Serie A, perché se vi ricordate, chi mi segue da tanto tempo dall'inizio di questa carriera sa che
abbiamo ottenuto la promozione con il Perugia che perfetto è arrivato all'ultimo posto, quindi siamo punti a capo. Il Perugia ha fatto 20 punti, davvero malissimo, e quindi è tornato in Serie B. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, cerchiamo di raggiungere 150 like per questa vittoria del campionato. Noi ci vediamo con un prossimo video, bella!